Siamo tornati su Yu-Gi-Oh, ragazzi. Siamo tornati su Yu-Gi-Oh. Fammi vedere un attimo orario. Oggi siamo al 30 di giugno. Ok, minchia, il 10. Perché il 30? Il 10 di giugno. Il 14 sarà qualcosa di bello. Comunque. Ci può stare, Gerva. Magari faccio live tutte le sere e due live pomeridiane per fare altro. Vediamo, vediamo. Comunque. Torniamo a noi. Abbiamo 6.000 DP perché durante questo pomeriggio abbiamo fatto qualche sfida per farmare, senza andare avanti ovviamente col gioco, soltanto sfide per farmare punti, mentre eravamo in coda per cercare il game di League of Legends. 13 minuti di coda il primo game, dico solo questo. Quindi abbiamo farmato tantissimo, come potete ben capire. Ok, allora ci servono i Gigantes e i Ratti Giganti. Sono sempre quelli i nostri target. E quindi noi spacchettiamo attributo terra a rotta di collo proprio. Vai, ne apriamo tantissimi. Gigantes ne abbiamo due. Serve il terzo Gigantes e due Ratti Giganti, che ne abbiamo uno solo. Ok. Vai, godiamoci un bello spacchettamento. Vabbè, ma tanto le conosciamo a memoria ste carte, quindi ha senso fare così, ma chi se ne frega. Cioè, non sono buste, sono sempre quelle. E ci sono letteralmente due carte, quindi facciamo prima fare così. Abbiamo trovato... quattro ratti abbiamo trovato! Vabbè, i ratti li abbiamo. I ratti li abbiamo. Che dire. Abbiamo anche un Gigantes per caso. No, il Gigantes no, però vabbè, abbiamo quattro ratti. Già è buono. Già è buono, quattro ratti. E allora shoppiamo... Allora, shoppiamo un po' di boost di Chumley. E poi shoppiamo un po' di tutto. Vai, finiamo questo box. Poi facciamo un po' di queste che non le abbiamo mai aperte. Qui, se non mi ricordo cosa c'è, però c'è roba interessante. Poi prendiamo... due di queste e basta. Prendiamo, qua c'è Call of Dunted, sarebbe molto forte, sarebbe molto bella sbustarla. E qua c'è Cilindro Magico, vediamo se riusciamo a trovarlo, ragazzi. Vai, mega unboxing, ragazzi. Mega unboxing. Ectoplasmer, non il massimo, devo essere onesto. Assassino Ombra. Ok, niente Cilindro Magico, ragazzi. Vabbè. Ma abbiamo trovato un Call of Dunted, benissimo. Abbiamo trovato un'altra carta veramente, veramente forte. Vedete, piano piano stiamo prendendo tutte le staple. Sono molto, molto contento. Ok, senza antimagia. Ok. Beh, non c'è un granché in sta busta. C'era solo Call of Dunted che ci interessava. Ora specchio. Ma anche qua in realtà non c'è nulla di particolarmente interessante. Terraforming è buono invece. Terraforming è una gran carta. Allora, qua non mi ricordo se c'è Tifone Spaziale Mistico. Qua sono solo... Abbiamo il nonno. Va bene, il nonno non è niente male. Anche se è una carta orribile in duello tag, perché purtroppo l'AI fa schifo. Ciao Ciro! Pistola dietro alla porta. Sti cazzi. Wow. Ecco. Qua mi piacerebbe trovare Tsukuyomi o Asura Priest. Non sarebbero niente male. Attaccati al cazzo e lo chiamerei. Oh, eccolo, Asura Priest. Buono. Non male il prete Asura. Ok. Sti cazzi, ste carte. Qua vorremmo... il terzo gorillone, se possibile. Il terzo re della Calabria. Scapegoat non si butta, limitata a uno in questo formato. Molto bene. Di questo ne abbiamo anche troppi. Ottimo scapegoat. Ci farebbe comodo un altro Green Baboon. Altro panda, mi sa che abbiamo già tre. E comunque non ne gioco tre. Ok, l'altro gorilla ce l'abbiamo, perfetto. Ci manca soltanto il Green Baboon adesso.
Il babbuino verde re della foresta si chiama, mi pare. Nome completo. Davvero, Ciro? Sono molto contento. Era anche uno dei miei... Sicuramente il mio gioco Yu-Gi-Oh! Preferito in assoluto. E sicuramente nella top 20 dei miei giochi preferiti proprio di ogni tipo in assoluto. Top 20. Forse anche top 10, perché oggettivamente ci ho giocato davvero, davvero tanto. Ah, non sto trovando... Allora, niente Green Baboon. Ma abbiamo trovato un sacco di carte forti. Allora, iniziamo a fare... Intanto Yomi Ship l'avevo dimenticata, non la voglio più in sto mazzo che non ci azzecca più niente. Poi, io direi sinceramente di togliere i folli cani dell'oscurità. Ok, sono bestie, ma sono bestie di attributo oscurità, io voglio mostri terra. Ci mettiamo. Intanto richiamo del posseduto, subito. Ah, cioè, aspetta, c'era il gorilla qua. Ecco. Terzo gorilla berserker. Poi, R. Richiamo del posseduto. Boom. Poi, T. Voglio un terraformi. Oddio. Serve terraformare. Boh, dai, per sfoltire un po' il mazzo. Poi, i ratti. Però la domanda è, abbiamo dei target per il ratto gigante, ora che ci penso? Cioè, a se stesso, ma servirebbe tipo un target finale. Forza esiliata non penso, non ce l'ho. Servirebbe Lily, però Lily non l'ho trovata. Segnalini, giusto, aspettate. Segnalini alle Ciao. Staple. Sicuramente questa è una staple. Basta. Basta, direi. I staple... basta. Sì. Questo, dai. Capro espiatorio. Ma non so se voglio capro, sinceramente. Cioè, in realtà capro, oddio, funziona bene con il Green Baboon. Dai, ce lo metto capro espiatorio, va bene. Ce lo metto. Perché sta bene col babbuino. Se ne avessi due sarebbe meglio. Quindi iniziamo a togliere un po' di roba. Allora, via... Io direi togliamo offerta al condannato e togliamo muro dimensionale, sti cazzi. Preferisco una carta che mi difenda piuttosto che una carta che faccia danno. Allora, menu ricerca, filtra, attributo, terra. Poi ordina per attacco. Inverso, così vediamo tutte le carte che potremmo evocare con El Raton. Allora, queste sono tutte le carte che potremmo evocare con il ratto. Oddio, aspetta, c'era? Non so se l'ho preso. Sì, il Golem Guardiano, vai, ci mettiamo questo. Uno di questi, veramente forte, da evocare col ratto. Ok, abbiamo troppi mostri. Forse tirerei via una forza attacco go... Oddio, Cyberdrago è forte. Ah, Cyberdrago è forte, però oggettivamente ci serve. Ci abbiamo tante di quelle evocazioni che non so se ci serve il Cyberdrago. Non abbiamo neanche evocazioni di tributo. Mettiamolo nella side, sti cazzi. Abbiamo già un deck terra molto molto forte. Così. Criceto gigante super agile. Non ho presente la carta, mi disp. Cioè, il nome dice qualcosa, non mi viene in mente così su due piedi. Ah, aspetta, fammi salvare. Allora, noi abbiamo parità di amicizia sia con Zane che con Chumley. Chi dei due verrà a chiederci di fare i duelli tag? Questa è la domanda. Parità, proprio 7 cuori pieni. Il migliore sarebbe Bastion a questo punto. Facciamo un sacco di carte terra. Milus è vero, è Banrici, ma c'ho già la... ho già la terreno. Il primo in elenco. Cazzo, è vero. Ci sta. Proviamo a fare i duelli tag con Chumley, ragazzi. Al massimo quittiamo subito. Ma ho il pacchetto attivo di entrambi, sì, è Chumley. Vabbè, almeno c'è mostre terra.
Quindi in teoria dovrebbe sinergizzare. Dai, proviamo a battere già i più forti. Io e Chumley contro due ragazze Obelisk. Vediamo come va. Ciao, Priani. Tum! Dicendo buona mano d'apertura. Peccato che abbia settato la carta più inutile che poteva settare. Oh. Guarda, c'ho la forza attacco gomi più grosso del tuo. Come la mettiamo? Ah, giusto. La mettiamo così. Bene. Non ti permetterò di farlo. Ok. Vai, questo te lo permetto. Attacca pure. Vai in difesa. Vai, Chumley, vendicami. Mamma mia, che schifo di mazzo. Ma perché il ratto? Ma potevi prendere a forza attacco goblin? Ah no, me l'ha bandita, scherzavo. Stiamo già perdendo, ragazzi. Perché, Chumley, cosa serve mettere in attacco la sua forza attacco goblin? Che devo fare? Con terraforming li potenzio anche. Se Chumley non avesse attivato sta carta, potevo distruggere la forza attacco goblin. Invece me l'ha messa in attacco, sto scemo. Perché? Ma non proprio senza nessun motivo. Boh, ascolta. Puntiamo a fare dei danni qua. Che ti devo dire? Anche se i danni qua li ha appena fatti Chumley. Vabbè. Ma non posiziona carta, è una carta difensiva che mi serviva quella, non è che l'ho posizionata a caso per farmi griffare da lui. Allora 1-2-3 2003. Ok, dovrebbe bastare. Pandone 2008 d'attacco. Yes. Oh, se, vi giuro raga, se non attacca la forza attacco goblin impa- Chumley, possiamo togliere quella carta dal... Cosa ci ha dato? Germe gigante. Vabbè, meno male che gli avversari sono ancora più stupidi. Le. Non lo so, ragazzi. Cioè... È una tragedia, raga. Non c'è più Jaden. Perché gli ho rubato Chumley. Ah, ma c'è Cyrus. Ah, ci sono Zane e Alexis, però, attenzione. Hanno cambiato, perché non sono con Zane, quindi Zane e Alexis, va bene. Era meglio Zane, beh. Paradossalmente sì. Chumley ha un deck orribile, ragazzi. C'ha i gialloni con 1200 d'attacco, c'ha questi cosi qua. Ma che mi significano? 800-700, ma è tristissima. Ma è tristissima sta carta. Cioè, qual è il fine? Mamma mia, che tristezza. Sarà soltanto come materiale per Gigantes. Ah, è foresta, non è quell'altro. Porca puttana. Ok. Porca miseria. Vabbè. Ok. Main 2. Setto e setto. Vai. Questo va bene. Questo non va bene, anche perché se mi spacca un gigante è un grosso problema. Perché spacca tutte le magie trappole. Oh, gli ho bandito anche quello al cimitero. GG. Allora, Alexis c'ha trappole in merda e trappole forti. Attenzione, storo magico, va bene. Va bene. Campione canguro! Ecco qua, benissimo. Oh, gli avrei spaccato Sakurezzo. Ma meno male che gliel'hai messo in difesa. Oh, il Green Baboon, ottimo. Ottimo, cazzo. Allora, ha senso attivare l'effetto?
Cioè gli rimuovo sti cosi, va a 2000... Buff. Allora, dopo c'è Alexis. Alexis non ha nessuna carta con più di 1800 d'attacco, quindi vaffanculo, non sto a rimuovermeli adesso. Possono servire. So che dire, a meno che non faccia una fusione. No, non è comunque no. Gliela spacchiamo. Non voglio avere scemi in campo qua. Ok. E attacca col 1200. E attacca col 1200, ragazzi. Ecco la carta che... Ecco la carta che ruba le partite. Ci vediamo. Guarda quanto cazzo l'attacco se... vabbè, abbiamo perso. Ti grotti. Niente, Snastile è troppo forte, ragazzi. Ma non sto manco a attivargli confisca, tanto. Niente. Poi è difficilissimo giocare con Chumley, ragazzi. Cioè, non ha letteralmente non ha tirato nessuna carta. È come giocare uno contro due, come letteralmente non ci fosse. Anzi, è peggio perché mi fa perdere i turni, capito? Cioè, qua, ok, mi tanca. Riempi il cimitero di pattume. Ah, questo è un mostro bestia. Io sono obbligato a fare così. Vai, Green Baboon! Arriva il babbuino! Eccolo! No, ho sbagliato! Volevo cliccare... Almeno c'è. Vai, tanto gli udì. Via questo. Ho sbagliato, non dovevo andare in main 2. Proprio è stato... distinto. Vabbè, c'è comunque da dire che... Ok. C'è comunque da dire che almeno mi dà altri life points con Snastil. Grazie mille, Vare, per il Prime. Benvenuto. Grazie, Chubby, per il sub. Bentornato anche a te. Zane è cattiva. Oh, benissimo. Mi piacciono queste attivazioni totalmente randomiche di effetti. Ok. Intanto che bella lei. Attiva l'effetto di Bazoot completamente a caso. Proprio non ha nessun motivo per farlo. Lo fa. Cazzo. Sono graffiato. Porca miseria. No, ti prego, no. No. Gli infarti ti devono venire. Gli infarti. Ok. Va bene. Settiamo il golem guardiano e passiamo. Ho già fatto, Lolo. Ho già fatto. L'ultimo game è durato 40 e passa minuti. Bravo! Attenzione, Chumley conosce gli effetti delle carte. Bravissimo, Chumley. Ok. Ok, se non succedono macumbe strane abbiamo Lethal. In mano. Veramente forte Golem Guardiano. Proviamo a picchiare con 1400. Proviamo a picchiare con 2006. Ok, ragazzi, basta tag duel, mi dispiace, proprio non riesco a giocare un champ. Numero di gettoni evocati tramite evocazioni speciali. Gettoni sarebbero token, però è tipo tradotto. Così. Numero di evocazioni speciali, ottimo. Li ho trovati tutte e tre, Jericho, li ho trovati tutte e tre. E come target finale ho messo il Golem Guardiano. Golem Sentry. Ok, mi dispiace, dottor Crowler, ma io non ce la faccio giocare con Chumley, mi dispiace. Proprio non ci riesco. Mission Impossible. No, ragazzi, un altro reddito di cittadinanza, ma quanti me ne ha mandati? Un altro reddito di cittadinanza? Altre 1000, grazie. That's incredible.
Voglio mai parlare di duelli questa. Ah, parlo di hobby, va. Serve Bastion. Con sto mazzo serve Bastion, perché Bastion c'ha tutti i mostri terra. Tutti dei mostri terra gialloni con 1009, quindi è il compagno perfetto. È il compagno perfetto. Bastion, è tu il momento dei panini. Cosa abbiamo qui? Fa tutto... Vabbè, ti do questo, tanto. Ok. Quando non vogliono parlare stanno proprio incazzati. Dai, duelli. Ok. Andiamo a prendere panini. Andiamo a prendere i panini. Ah, servono i panini... Tipo alla lattuga, così. Oh, vedo un'insalata. Vediamo se riesco a prenderla. Easy. Scusate, era partita la musica. Sandwich di insalatina sopraffina ottenuto. Penso aver mai preso sto sandwich. Sottaceti. Ok. Mandarino. Tuttavia. Non mi ricordo se piace la frutta a Bastion. Mi sa di no, sapete? Ok. Hai ragione, Blood Dragon. Quelli sono bei mazzi. Oh, oddio santo. Reto di cittadinanza, grazie. Olè, 1000 DP. A gratis. Comunque il 12 giugno, il 14 giugno c'è un evento importante, ragazzi. Siete pronti che si torna a fare il tifo? Vi dico solo questo. Si torna a fare il tifo. Niente frutta Bastion, è vero, è vero. Mi ricordo qualcuno non piaceva la frutta, mi sa che è lui. E allora diamogli i sottaceti. Non male. Fai dire che c'è anche la descrizione comunque. Sandwich estremamente ripieno di verdure organiche di prima qualità. Un sandwich ripieno di sottaceti piccanti confezionati personalmente da Dorothy. Il gusto piccante è popolare tra studenti e adulti. Easy. Perfetto. Die non dai. Perché è tradotto col culo. Ovviamente. Allora, fammi vedere come siamo messi con i cuori. 4 cuori a Bastion. Perfetto. Me ne mancano 3. Per arrivare a 7. L'ultimo cuore non serve a niente. Non so. L'ha messo lo stesso. Ok. Allora, il 14 c'è un evento, quindi... Fine della giornata. Ok. Allora, io ho paura di una cosa soltanto. Che domani Bastion... Attenzione, Jaden innamorato. Che domani Bastion mi chieda di fare tipo qualcosa tipo... Presente, duelliamo insieme oppure ti devo parlare, quelle cose lì. Però domani c'è un evento, quindi... Se lo skippo poi si incazzi nuovo. Già l'abbiamo deluso una volta. Ciao Gianni, senti qua. Saros e Chumley stanno parlando di carte impatto. Una carta impatto non ha senso per me. I duelli sono fatti di logica, probabilità, calcolo. I mostri carini non servono a niente, sono totalmente superflui, mamma mia. Based Bastion, cough. Comunque, lasciamo perdere. Beh Gianni, io e te siamo duellanti seri. Rispetto, rispetto per Bastion. Rispetto per Bastion. Lui disprezza le carte carine. Lui gioca insetto cavaliere. E ne va anche fiero. Ok, ok. Vai, skippiamo al prossimo giorno. Che c'è un evento importantissimo. Siete pronti che dobbiamo rifare il tifo adesso, eh? Fammi salvare prima. E succedono casini qua. Non si sa mai. Ok. Allora, skippiamo la giornata. Comunque siamo a metà della storia. Siamo già al 13 giugno. Ma adesso scorrerà più velocemente. Perché ormai... Ok.
Scelto fra rappresentante. Nemmeno scelta, scelto. Ok. Oggi sceglieremo il giocatore che rappresenterà la nostra scuola nel duello con l'Accademia del Nord. Terroni contro Milanese. Attenzione, Basto Misawa e il ragazzo ripetente sono i sfidanti. Venite tutti al duello campo. Dopo le lezioni, al duello campo. Mamma mia, le traduzioni. Spero siate pronti a tifare, ragazzi. Siete pronti a tifare? Allora, sarà una sfida tra Bastion e Jaden, comunque. Se non si fosse capito chi è il ragazzo ripetente, è Jaden, ovviamente. Chiedi e il tuo deck ti ascolterà. Concentrati sulla carta che vuoi, il tuo deck farà il resto. Serve una buona concentrazione, però. Jaden è bravo perché le sue carte lo ascoltano sempre. Jaden è schizofrenico. Perché parla col mazzo. Ok. Parliamo anche con lei. A posto. Bene, ragazzi. Se siete pronti, facciamo un salto prima al negozio. Vediamo un attimo cosa c'è. Magari non mi ricordo che attributo. Ah sì, attributo A. Basta. Non voglio più niente da lì. Ci serve altro? Oddio, farebbe comodo la giara. Però sti cazzo, non è neanche così importante. Qua ci stanno i solenni che però fanno in realtà schifo. Servirebbero altre Sakuretsu. E cilindrone magicone. Facciamo così. 4. 4. E 4. Basta. Ok. Anche Jinzo non farebbe male. Molto forte Jinzo in questo meta. Ma anche decreto reale, stavo per dire, c'è anche decreto reale qua dentro. Very, very strong decreto reale. Un mazzo bello aggressivo ci sta. Ok. Mm-hmm. Nulla di che. Anche a seconda Sakuretsu non sarebbe così male. Però dell'orecchio, scusate. Gratto però con il fazzoletto, non sono un incivile. Ok. Niente. Un altro Parshat, luminosissimo, ma non ci interessa. Ok. Vabbè, pattume. Non abbiamo trovato letteralmente nulla di interessante. Va bene, va bene. E andiamo a fare il tifo. Anzi, prendiamo dei panini intanto. Box di Destiny Board c'è ordine attacco. Ma forse l'ho già trovate, sai? Sandwich del cuoco. C'è una pizza. È il sandwich napoletano. Oh, aspetta che c'è l'uovo d'oro qua. Devo concentrarmi. Timing. Pum. Let's go, baby. Let's go. Ne pensi il comunismo? Sharing is caring. Ricordatelo. Ok, andiamo. Ok, adesso c'è la lezione schifosa come sempre. Salve ragazzi, oggi per educazione fisica. Oh, pallavolo no, non va di moda. Vedo. E allora cosa volete fare? Giochiamo a calcio. Tattara, tattara. Jaden è proprio il classico napoletano. A calcio, voglio giocare a calcio. Fa sudare troppo. Tennis è più avvincente. Calcio. Tennis. Aspettate, ora facciamo così. Giochiamo a pallavolo e chi vince sceglie. Sì, facciamo così. Bene, io non perderò. È intelligente. Incredibile. Forse hai sentito parlare via mail, ma se non è così, Bastion sfiderà Slifer, il fannullone. Non è una cosa carina da dire. Bello, stavo proprio aspettando questo. Bastion, sei pronto? Sì, sono pronto. Tutti erano dei duelli.
Ehi, non mi chiedi se sono pronto. Mamma mia, top conversazione. Gene è il tizio che c'ha proprio, come si dice, la coperta del Napoli. Gran folla! Duellanti, è il momento di scoprire chi rappresenta la nostra illustre accademia e il duello annuale a scuola. Per Raggiallo, Misawa Bastion. Poi per Zaffer Rosso, un ragazzetto, lui dirige Den Yuki. Potevo fare una posizione... Ok. Buona fortuna, amico. Mi sa fortuna con il deck che ho preparato. Chat! Chi tifiamo? Jaden o Bastion? Già Bastion abbiamo imparato da Marro nello scontro contro Chaz. E chi vince questi due dovrà sfidare il rappresentante della come si dice, dell'Accademia di Milano. Ok. Evocazione overoe, terra immobile. Si parte, sono pronto, lascia che analizzi le tue strategie! Parte Jaden, attenzione. Attenzione. Piazzo un mostro coperto. E posiziono la carta, un T-set per iniziare, incredibile. Mi sto divertendo, è vero, Bastion si diverte sempre, ragazzi, che è molto importante. Il divertimento prima di tutto. Guerriero magnetico beta. Aia, questa è grossa. Si parte con una cyber giaretta. Vediamo chi ne trarrà più vantaggio. Ok, abbiamo un 1900 in campo. E un altro 1900 in campo. È meglio se salta fuori un Clayman qua. No. Ok. Ragazzi, insomma, non spoilerate, siamo qua tutti eccitati. Attacco col mio mostro! Incredibile! Venditore di battaglia. Con questa carta potrei evocare un mostro livello 4 normale alla fine di ogni turno. Boom! Altro insetto cavaliere. Porca miseria, che board che ha tirato fuori Bastion. Ok, industria produzione oscura. Spende due gialloni al cimitero. Molto bene. Polimerizzazione. Vai, Jade inizia ad aggiungersi robe alla mano. Rota. Chi si prende? Io dico Clayman. Ovvio, ovvio, chi poteva mai essere. Si parte, ragazzi. Si parte, ragazzi. Guardate chi arriva. Boom! Gigante del tuono elementale. Attiva pure l'effetto. Boom. E si combatte. Jaden, che scivolone! Dritto in una Sakuretsu. Dritto in una Sakuretsu. Ma chi ha settato? Sparkman? Ma sei... Ah no, Evion. Ma c'è Kuribalato. Momento gialli. Momento gialli. E uno se ne va. Sakuretsu. Cosa fa? Ah, ok, vuole attaccare. Animazioni. Sembra che stiamo facendo chissà cosa. Scommetto che non te l'aspettavi. No, non me la sarei mai aspettato. Avresti attaccato con elfi gemelli. Jade, il nostro inizia a prendere delle pizze, signori. Bastion in vantaggio. Pure carta coperta. Oh mio Dio! Aia, qui sono altri 1900 Jaden. Sono altri 1900 Jaden. Orca miseria. Sì, questo fa male. Cuore del perdente. Va bene. Guarda lì quanti mostri che c'hai. Serve un bel Clayman in difesa qua. Oh, top deck incredibile. Il top deck dei campioni. Attivo una magia. Prendi il Clayman che ti serve. Bravo, Jaden. Che cazzo ha settato? Ah, vabbè. Eccolo qua il Clayman. Perfetto. Urca.
Si inizia a pescare. Combo dei gialli. Ok. Bastion pesca. Bastion pesca. Basta. Pescato abbastanza. Aia, 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 aia. Cosa ci ha coperto Jaden? Ali trascendentali. Orca miseria. Qualcosa dice che verrà attivato. Urca. Questi fanno tanti danni. Non ci credo, raga. 100 life points, Jaden. 100 life points, Jaden. Contro Bastion 8000 life points. Rendimi orgoglioso. Ragazzi, 100 life points a 8000. Ho un brutto presentimento, ma non mi arrendo. Top deck buco nero. No, grattacielo, vabbè. Sdong. Ok. Ah, Jaden, che male. Non che aiutasse in realtà, quindi. Ruzzi, grazie ai 43 mesi, caro. Mostra coperto. Sempre qui, cuore rosso. Grazie, Ruzzi, molto, molto, molto gentile. Attenzione, tutto secondo i piani di Bastion. 8000 life points a 100, però lì c'è un mostro coperto. E Jaden attiva la magia. Ali trascendentali. E ha proprio due carte in mano da scartare. Curibolato livello 10. Il gioco e attiva l'effetto. È finita, ragazzi. È finita, ragazzi. Ribaltone. Incredibile, assurdo, allucinante. Mossa dell'anime. Ragazzi, ha vinto Jaden. Grazie al cuore delle carte. Grazie al cuore delle carte. Praticamente tributando curibolato livello 10 fai buco nero e infliggi ai life points avversario il danno di tutti i suoi mostri. Dell'attacco di tutti i suoi mostri. Impossibile, le mie formule erano perfette. Quando ho commesso un errore... non sei il personaggio protagonista, mi dispiace bro. È finita. Arrivata Jaden Yuki, Misawa ha sbagliato a fare i conti. Misawa ha perso, ma non perde mai questo fannullone. Allora il vincitore, non posso dirlo, proprio non ci riesco. Il vincitore è Jaden Yuki, ben fatto. Rappresentare l'Accademia del... Esatto, esatto. È così che si gioca, evviva! Grande tifo. Mi è sconfitto realmente, o meglio, è sconfitto questo deck. Può essere sicuro che ce ne sarà un altro. Basta nel tizio, cambia sempre deck. Certo, è stato un bel duello! Incredibile, ragazzi. Incredibilmente emozionante. Che moto abbonati vuoi sbloccare? Quella che ti piace di più. Incredibilmente emozionante. Qua era da controllare le tasche, ragazzi, perché Jaden, cioè, è stato abbastanza incredibile. È stato abbastanza incredibile questo duello. Forse non proprio corretto, eh? Ciao Nova, buonasera. Nova, sai che sei in questo gioco? Ne sei consapevole di essere in questo gioco? Vediamo un attimo dove sei. Questo è Id. C'è una ragazza un po' losca. Woody. Ah, non so dove è Nova, ma Nova è da qualche parte. Dove sei? Questo è Matthew. Sarà sul vulcano. Pronto a buttarci, a buttarcisi dentro. No. Ah, ora Nova non c'è perché è in chat, giusto? Non fa una piega. Non ci avevo pensato a questo. Questo che cazzo è? Cori! Piacere di conoscere... Cos'è? Un bot questo? Fai idea che ammazzo ha? Lo so con Obelisk Nova.
No, ma sei anche l'obelisk blu con il deck più merdoso di tutti. E hai i capelli verdi. Coincidenze? Io non credo. Grazie BG Dog comunque per il sub, molto molto gentile. Va bene, adesso ti faccio vedere Nova, va bene. Dopo finisco sta battaglia contro sto tizio e ti faccio vedere Nova. Ok. Importantissima sta tempesta. Ok. Allora, qua lo picchiamo. Potevo mettere in attacco il golem, è vero. Poi attivo l'effetto e lo copro, vai. I deck più scarsi sono quelli più sottovalutati. Questo fa veramente schifo. Che mostro gli do, ragazzi? Perché se gli do il golem poi... Ah no, non può scoprire. Però io non lo rompo il golem, questo è il problema. Gli do era questo. No, lascia pure che faccia, va bene. Mi ha di Molbomonga purtroppo. Ma non è un problema, perché adesso gli faccio il trucchetto, guardate. E... in mano... mio! Fatto. Ok, spacchiamo questo. Ma perché sti tizi hanno tutti l'agile Momonga? Oh no, un altro di quelli col mazzo che si cura. Ma che problemi c'hanno sti obelisk blu? Ok. Entrambi i giocatori... raga, ma che mazzo è? Entrambi i giocatori possono attaccare solamente con un mostro durante le loro battle phase. Io non ci credo, ma che mazzo è? Non ho mai detto il golem. Beh, non importa. Gli penetriamo i danni così. Nova ci ha abbandonati, non no, sta guardando in silenzio, ve lo assicuro. È che lo avete spaventato, avete iniziato a nominare Pandora, lui è andato nel panico. Non si fa. Tranquilli, c'è Capitan Calabria con i suoi 2000 attacco a turno che fa tanti danni. Chiamo un altro Capitan Calabria. Ah, è lui con... urca! Che palle sto tizio, guarda. RIP Capitan Calabria! Ma va bene lo stesso. In mano, stronzo. Invochiamo un Gigantes. Ok. Iniziamo a menare con questo. 1009. Tanto lo abbiamo lockato col nostro golem. Avete visto quanto... ci posso credere, ragazzi. Oh Gesù, vabbè, ci ha dato comunque un 3000. Non è male, vi dirò. Non è male, vi dirò. Tonk. Va bene il golem abusivo, ragazzi. Va bene il golem abusivo. Ci prendiamo il golem guardiano. Perché così... perché lui, giustamente quella tattica, lui inizia a settare roba. Noi picchiamo con il golem di là perché possiamo attaccare con un mostro solo. E intanto ci rompe i coglioni. Perché ci fa 1000 di danno ogni turno. Ma io non frega nulla perché noi abbiamo questo bellissimo golem. Qua, l'altro golem, il golem guardiano che... e... in mano. 3000 diretti. E basta, non possiamo attaccare con altri mostri. E lo resettiamo. Ah, te lo riprendi adesso? Vabbè, contento tu, tesoro. Ma guarda, io ti faccio... ah, sti cazzi, lo spacco. Sparisci! Guarda, perderai dal golem guardiano. Così impari.
L'MST non ce l'ho. Poi a parte che è limitato uno. E poi comunque non l'ho trovato ancora. Ok. Orca miseria. Ah, sono salito di livello. Ecco, prendo tutti sti punti. Raga, dobbiamo cercare Nova. Dove sarà Nova? Forse è la foresta. Enzo. Bivin. Nel negozio. Un po'. Niente. No, non è qua. Chat, è sparito Nova. In classe. Adesso lo cerchiamo ovunque. No. Eccolo! Oltre la vita. Battuto 42 volte, perso 0. Sfidiamo Nova. Ammiro il tuo coraggio, ce ne vuole per affrontarmi. Ti insegnerò la nobile arte del duello con un paio di esempi. Una cosa che Nova non direbbe mai. Anche per sbaglio. È nella classe, diciamo, considerata dei più forti. Però ha un deck che si basa solo sul pescare e basta. 42 vittorie sono mostra. No, Nova, io contro Nova 42 vittorie. Sei un mostro, ma nel senso opposto. È il tizio che uso per farmare, perché è l'obelisk blu che dà più punti, da che ti vede che ha più punti, però col mazzo più brutto. Si è aggiunti Thunder Dragon. Ha settato Book of Moon. Basta, passa. Sì, esatto, lui pesca e basta. Cioè, ha tipo un mazzo caos, però strano. Cioè, è un mazzo caos, però brutto. Ok, pesca e ci dà 8 points. 7 passa. Io vorrei sapere che cazzo c'è in mano. Non penso a Tiger che lo blocca, perché non evoca mai niente in generale. Unlucky. Questa è stata la partita. 6 carte in mano. Fatto niente. Vabbè. Deve essere un incubo. Qualcuno mi svegli. Nova quando si rende conto che è finito settembre. Pandora 4 non è uscito. Il tuo entusiasmo mi ispira. Mi inspira. Ti offro la mia ricetta. Hai ottenuto una formula deck. Possiamo vedere il mazzo di Nova, ragazzi. Possiamo vedere il mazzo di Nova. Attenzione. Ma raga, non ha nessuna carta per vincere. Ah, c'ha inversione di tombe. Ma è un... sì, ha un empty jar il suo mazzo. Per procedere ad attivazione in questa carta, per i miei points, il cimitero sono presenti 15 o più carte. Ciascun duellante deve scambiare le carte presenti al proprio cimitero con le carte che ha nel deck. Cioè, ragazzi, il mazzo consiste nel pescare tutto il mazzo, attivare questa carta, che puoi attivare soltanto quando hai almeno 15 carte al cimitero, ed entrambi i giocatori scambiano il deck col cimitero. Quindi lui c'ha tante carte nel cimitero perché è un mazzo che pesca, scarta di continuo. E quindi avrà un mazzo alto. E noi invece magari abbiamo perso intanto 5 carte. Quindi avrà un mazzo di 5 carte e punta a farci deck out. Sto mazzo. È orribile, veramente orribile. È letteralmente un... è un empty jar, però... schifoso. È un mazzo, è semplicemente un mazzo combo di quelli mezzi FTK che però non funziona perché c'è Book of Boon a 1. Cioè sto mazzo qua, l'Empty Jar, funzionava in GOAT format l'anno prima di questo gioco perché c'era Book of Boon a 3. Perché lui gioca la jar, no? Quella che fa scartare la mano e pescare 5 carte. E poi ci sono i Book of Boon che settano un mostro e i Book of Tayu che lo flippano.
E ovviamente essendo un mostro scoperto, tu lo setti, flippi, setti, flippi e continui ad attivare l'effetto. Ma Book of Moon era a 3, l'hanno limitata a 1. E di conseguenza sta combo qua non puoi più farla perché ne è soltanto uno di Book of Moon. Non più 3 come prima, quindi non puoi flipparlo a spam. È orribile sta combo. È stato raccomandato, Nova, è certo. Nova raccomandato. Nova raccomandato ufficialmente. Alexis, attenzione. Siamo innamorati qui. Oddio, nell'empty jar no, Nicola, non è proprio obbligatorio. Iniziamo, ragazzi, prendete i vostri posti. Professore, le è caduto qualcosa? Ah, questa è una foto di Atticus. Com'è arrivata fin qui? Oh, 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 oh. Non sapevo che fosse una meretrice di Atticus. Deve ricompensare la sua vecchiaia. Bastion, punizione. Ma Bastion, ma... un po' esagerato. Come deve compensare la sua vecchiaia? Non è molto carino da dire. Basti un punto. Per aver insultato la professoressa. Bastion, di che si parla? Questa foresta non so che è misterioso. Wow! Sei tu, Gianni, non spaventarmi più in questo modo. Triste, Bastion. Regaliamogli un bel panino. Dai, quello potente. Sì, Bastion, lo so. Il panino all'uovo d'oro è magico. Comporti AfriCraft 4. Oh. Conoscendo, in base al mio passato di serie Minecraft, deduco tra un anno circa. No, perché sto parlando con... mi fermo un cazzo. Non mi interessa, Zane. Dobbiamo farci amici anche Alexis perché c'ha rinforzi dell'esercito, che è fortissima come carta. Andiamo, Bastion, a quanti cuori è? 5 cuori, let's go. Quindi andiamo avanti. Ho sbagliato. Vabbè, ormai possiamo anche... Non mi ricordo che ora Alexis va in spiaggia. Ma noi velocizziamo così. Esatto, Blood Lagoon. Precisamente. Alle 6:30 ci va. 18:30, ok. Ti. Duelli. Vai, sfidiamola anche. Ok. Che poi avevo fatto il mazzo, adesso non era l'empty jar, perché non si riesce a fare con sta banlist l'empty jar. Ora che miseria. Ok. Non l'empty jar, però tipo... avevo fatto il library FTK contro Enfire, non so se vi ricordate. Era stato molto figo. Abbiamo fatto la sfida... evochiamo... uscì un suo video ai tempi. Molto molto figo. Vi ricordate sto gioco qua? Tipo, cos'è stato? Nel 2000... sì, l'anno scorso. Più di un anno fa ormai. Ok. E ci giocavo in multiplayer con lui. Lui ha smesso di streamare. Poi in generale, diciamo, mi ero disinteressato a League of Legends. Vai, spaccami pure il ratto, non ti preoccupare. Tanto ne ho un altro. Voilà. I ratti sono utili anche a riempire il cimitero. Per mostri tipo Gigantes, vedete? Perché si giocano tutti i ratti. Gigantes, bazooka, bandisce. Mi hanno regalato prima di cosa significa? Ughi, ti hanno regalato l'abbonamento. Cosa significa? Guarda qua. Lo zoo calabrese in tutta la sua forza. Puoi usare le emotes e non vedi la pubblicità in questo canale. Ok, veramente strong il mazzo. Sta prendendo un'ottima forma, sapete? Ottima forma. Ottima. Ok, qua facciamo un po' di skip. E... tiri.
Tiri, 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 tiri. Energia arcana riflettente, calcolo. Artorius e Fujiwara che aspetta. E qua sono nel 3, mi sa addirittura. Ok. Ok, Bobby. Perfetto, andiamo a dormire. Poi torna l'Africa. Ma cosa sta succedendo? Tra l'anno prossimo torna. Orario. E la Pandora. Ho capito, ho capito. Allora, Basti non ci sta dicendo nulla. Muro di Vetrice 1, duello se... Aspetta, meno male che non c'è muro di luce di Vetrice 1. Certo che c'è come carta. Certo che c'è. Ok, che carta è andata bene. Allora dobbiamo farci amici Bastion adesso. Quindi cerchiamo altri panini. Sì che c'è muro della luce Beatrice qua. Pandora non fa più non la fa più perché ha litigato con Nova, esatto. Pandora ha litigato con Nova. Ma quello mi sa da un bel po'. Ok. Negozio. Andiamo a prenderci un panino. Curry piccante. Sandwich di marmellata. Queste cose non piacciono a Bastion. Dammi le verdure. No. Queste cose qua, la frutta la diamo tutta da Alex. Oh! Let's go, baby! Very, very good, very, very good. Ok. Prendiamo un po' di carte tributo. Ci vedete, Ferica, che serve? A nulla in realtà, però le voglio. E poi voglio un po' di queste. Ok. Spacchettamento. Abbiamo un target di ratto ancora più forte. Il gioco si chiama Yu-Gi-Oh! Jigstag Force. Oh mio Dio, ragazzi, ma che unboxing abbiamo fatto? Stiamo trovando solo carte fortissime. Vabbè, questa meme, ma va bene. Comunque, fattualmente stiamo usando carte fortissime, ragazzi. Ultima busta. Ok. Allora, abbiamo trovato Sakuretsu, molto forte, qua, e Forza Esiliata. Ok, qua sotto, non la trovavo. Cosa togliamo? Ah, togliamo il golem, oddio il golem, magari il panda è meglio. Togliamo il panda, mettiamo un attimo inside. Forza esiliata strong. O magari togliamo il golem davvero. Cioè il golem in realtà mi sembra molto forte. Un taglio karmico. Tanto abbiamo messo la Sakuretsu, vai. Ma le Ascia sono quei 1700 forti che tu evochi a spam. Quindi in realtà mi piace come evocazione normal così.
Forse i due bazù sono un po' tanti, ma va bene lo stesso. Forza attacco gomine è fortissima come carta. Secondo me non va tolta. Allora, Bastion. Nuovo giorno, nuovo panino. Vieni qua. Diamo un paninozzo al Bastion. Ovviamente quello all'uovo d'oro, vai. Che fatica a prendere sti panini, però è necessario. No, Gigantes addirittura vorrei il terzo. Ne ho solo due. Quindi ci accontentiamo di due, van bene lo stesso. Allora, prossimo giorno. Oh, finalmente Bastion viene a cercarmi, eh. Ti va di parlare? Vai, stavolta non possiamo deluderlo. Importantissimo. Non possiamo assolutamente deluderlo. Parliamo di duelli. Ma Jade non vuol mai parlare di duelli, ragazzi, incredibile. E dura che, e dire che dovrebbe piacergli parlare di duelli. Ok. Alle 7:30, non mi ricordo dove, ma alle 7:30, forse in spiaggia. Ah, posso parlarci anche adesso. Ah, easy, ok, non ho dovuto aspettare. Vabbè. Grazie di aver parlato con me. A posto. Easy. Andiamo da Alexis. Dobbiamo iniziare a dare un po' di panini in giro qua, che sennò si riempiono. Ok. Però il sandwich del destino, dai. A qualcuno devo rifilarlo sto coso. Diciamo l'effetto è variabile. Niente. Ma una tragedia proprio. Una tragedia proprio. Dai, tieni un po' di marmellata. Ok, rimediamo subito al danno arrecatoti. Olè. Tieni un po' di mandarini. Non so chi cazzo dargli questi. Pollo. Vai, lei il pollo piaceva. Ok. Perfetto. Fedox. Io. Yu-Gi-Oh! Jigs Tag Force. Oh, lattuga. Questa piace al Bastion. Vorrei l'uovo d'oro. Vediamo se riesco a ritrovarlo. No, questo è l'uovo normale. Ok. Ananas. No, la frutta non gli piace. Perché tutti sti... Ma chi cazzo mangia panini alla frutta? Scusatemi. Che cazzo mangia panini alla frutta, ragazzi? Ghiro, boh, cerca su Google. Ok. Skippiamo. Si va a domenica. Oh no, Chamli no. Vabbè, ma io non li faccio più i duelli tag, chi se ne frega. Tanto aspettare Bastion. No, Chamli, vai a cagare, via. No. Se non ti va, non sei obbligato a farlo. Ok. Grazie per prima, prego Bastion. Ah, il 23 ci sarà l'evento contro l'Accademia del Nord. Ok, mancano due cuori a Bastion. Perfetto. Chissà di cosa vuol parlare Bastion. Vediamo se Jaden lo sa. No. Tu Cyrus lo sai di cosa vuol parlare Bastion? No. Ok. Chi se ne frega. Poi uno vende panini a caso, se uno allergico ci rimane di giù. Eh sì, funzionava così all'Accademia. Cioè, dove tu dovevi mettere forza la mano dentro e vedi cosa tirai fuori. Pare che io sia al secondo posto nella mia classe. Gli altri dovrebbero notarmi un po' di più, non credi? In fondo, un secondo posto è ottimo, no? Ah. Raga, è triste, Bastion. Ha cambiato deck, vedete che non c'è più scritto il deck che ha? Dovremmo testarlo. Tieni un sandwich con la lattuga. Il
curry piccante gli piace, boh. Sì, dai, va bene. Sandwich del cuoco. Lo adora. Sfidiamo Bastion, voglio vedere che mazzo c'ha adesso, perché non ci dice più, non ha più terra immobile, mi sa. Quindi ha un mazzo diverso. Splendore brillante. Attenzione, noi stiamo di Wang per sicurezza. C'ha il deck luce. Oddio. Vai, disturbo magico. Via il babbuino, tanto si attiva anche dal cimitero. Ok. Sì, anche siccome il deck terra è più forte, però... Oh, so scelte. Oh, cosa? Hai distrutto un mostro bestia. Arriva il babbuino verde della foresta. Sbong. Vedete quanto è forte il babbuino? Come non viene distrutto un mostro bestia, tu paghi 1000 life points e arriva. Che sto a fare, scusate. Scopri, questa carta ti dà il controllo di un mostro, di uno dei mostri di tipo macchina d'avversario. Fino alla termine della Tower Sand Fade. Qualunque mostro di scuola che scalante in battaglia vedi proprio valori, attacco e difesa missili di 5C. Mamma mia. Tragedia, veramente. Tragedia sta carta. Ma che mazzo si è fatto sto scemo? Prego, pesca pure. Pretesura. Me la salvo la Wangu? No, sti cazzi. Ok. Posso revocarla. Anzi, evochiamo Capitan Calabria adesso. Ecco qua. Sbong. E qui sono un bel po' di danni, Bastion. Qui sono un bel po' di danni. E il tuo Pretasura non fa un cazzo. Grazie, Gaetanos. Benvenuto. Benvenuto tra noi. Primo giorno di sub. E niente ragazzi, c'ho un deck veramente merdoso, l'altro era più forte. Cos'è questo? Con questa carta viene evocata la invocazione normale, che ha un numero di di attributi, carte... Ah, star. Ragazzi, il suo mazzo fa veramente schifo. Dove sempre si infilano le cose dentro. Fa schifo il suo mazzo. Vabbè. Grazie Rintintintin, grazie mille caro del sub, bentornato. No, ma non c'ha più il deck terra, ma che schifo. Ma io non ci voglio più stare con lui allora. Oh Gianni, di che vuoi parlare? Che è successo? Che cos'è? Oh mio Dio, ma è che è morto? Un parente? Minchia, proprio adesso che mi ero fatto il deck terra. Sandwich d'ananasso. Beccati sto ananasso. Ah, è il suo preferito. Che culo. Che culo. Evviva. Ok. Sì, puoi cambiare deck. Cambiare. È che Bastion, ricordate, c'ha 6 deck diversi. Uno per ogni attributo, ecco, nella lore. Anche lei ha cambiato deck. Perché dopo un po' cambiano tutti i deck. Mi sa che tutti i protagonisti hanno cambiato deck. Fammi vedere. Vedete, sì. Facciamo una pari duelli, non mi interessa. Ma adesso li sfidiamo tutti, così vediamo un po' cos'è cambiato. Oh, Bastion vuole parlare di hobby. E Zen duelli, va bene. Vediamo Jaden cosa c'ha. Hanno tutti cambiato deck. Perché i personaggi principali c'hanno questa evoluzione. Non c'ha lo stesso deck sempre, avete visto? Eroe definitivo. Prima era evocazione over, invece adesso è eroe definitivo. C'è proprio l'ultimo. Ok. Sì, va benissimo. Ok. No, non è l'ultimo, ma ne hanno un sacco, di mazze.
Vediamo un po' se scommenare. Oh yes. Poca puttana. Oddio. Polimerizzazione va benissimo. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Ratto gigante. Ci evochiamo il golem. Così facciamo lo scherzetto adesso. Spacchiamogli anche la carta settata, che non voglio sorprese. Il nonno. Guardate ragazzi che c'ha. Sembra abbia un bel mazzo. Ok. Nel fusion deck. Via. Grazie, grazie per la salute. Tutta salute. Sto costruendo un fatta contro le trappole. Attenzione. Quello che si basa sulle cantre, sulle controtrappole. Pure perché ci metti i decreti. Eppure sarebbe buono. Vai, vai. Ok. Ah, noi sappiamo che c'ha Clyman in mano, quindi io me la rischio ed evoco forza attacco goblin. Sì, forza attacco, forza esiliato, volevo dire. Se non pesca robe strane, non me la tiro giù, forza attacco, forza esiliata. Ce la posso fare. Ciao, Esper League. Quella un po' di fastidio me la dà, invece. Via. Quella un po' di fastidio me la dà. Il babbuino! Attiamo forza esiliata. Spacchiamo questo. Ok. Sperrig, benvenuto tra noi. Ora, anche se mi distrugge il Capitan Calabria, non può far nulla. Attenzione. Boom. Allora, cosa potrebbe essere? Un Clyman? No. Curibolato, giustamente. Ah, devo attaccare per forza. Vabbè. È l'effetto di Capitan Calabria. Lui, Uga Buga, deve attaccare sempre. Tu 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 ru tu tu ru tu tu ru tu 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 tu. Morto. Quello con le controtrappole con Volantis. Ok, sì sì, quello lì intendevo. Delle controtrappole. Ok, Jaden ha cambiato mazzo. Cyrus ha cambiato mazzo. Vediamo un po' cosa c'ha. Non ci duello mai con Cyrus perché, boh, perché è Cyrus. Disco volante. Mamma mia, ho capito che mazzo è. Oh mio Dio, orribile. Ci ho dovuto fare... Perché ovviamente devi... Ok. Fa il check così non mi attacca. No, non è la tartaruga, uffo, è di peggio. Te lo assicuro, c'è di peggio. Potrà. E allora evoco questo. No, è il Uforoid, guerriero Uforoid, quella roba lì. È orribile, ragazzi, fa veramente, veramente schifo. Ci ho dovuto finire il gioco con Cyrus, era una tragedia, ve lo assicuro. Direi che lo scassiamo. Tuc. La carta treno, sì, ma no, cioè si chiama, allora, la carta su cui gioca è Guerriero Uforoid, ovviamente lui ce l'ha ancora, sì. Vai, rovine diffuse, addios. Ok, andiamo a chiudere. Uga Buga, Capitan Calabria, let's go. Ok. Contro Chumley non ci voglio duellare, mi dispiace. Unlucky Chumley, sarà per la prossima volta. Bastion, siamo tornati. Dobbiamo fare l'amore io e te. Conosci questo detto, Gianni? Liberare la mente scaccia i guai velocemente. Anche se trovi in difficoltà, resta calmo. Ma probabilmente già lo fai, non è vero? Ma noi vuole parlare di hobby. Vabbè. Io non sandwich all'aglio. Ao a te, official Quizzy.
Oddio. Ehi Gianni, mi ricordi qualcuno che conosco? Chi mai potrebbe essere? Cazzo ne so io. Vabbè. Ogni volta che attacca Capitan Calabria e te lo messo in guerra farebbe ridere. Sì sì, lo so, è Atticus. Riferisci Atticus. Sandwich di prosciutto. Ma piace a qualcuno sto prosciutto? Quanta cazzo di frutta sto trovando? Ma non la vuole nessuno, né la frutta né la carne, non si sa per quale motivo. Vai, sandwich con la pizza. Sandwich con la pizza, già nominarlo fa ridere. Matrimonio felice. No, ho sbagliato, non c'ho nulla da shoppare. Sarebbero le manticore, ma vabbè. Allora. Ma sti cazzi, in realtà abbiamo già un ottimissimo deck. Snatch Steel ci manca, non mi ricordo dove si trova. Potrei cercarlo, eh. Snatch Steel è very very good. È very very. Ok, che diamo? Toppiate il panino con niente. Sandwich del cuoco. E poi sandwich spaghettini soba. Basta, non c'ha più spazio nello stomaco. Mi manca snasti, strappa possesso. Manca. Salviamo intanto. Io ormai non sto più vivendo la giornata perché delle lezioni, così sti cazzi. Cioè, quando arrivi al punto in cui c'hai un po' di soldi e un buon deck, panini e go-go, capito? Cioè, anche parlarci tutto il giorno, tutti i giorni, non ha senso, perché inizia a spammargli i panini. Bastion 6 cuori, perfetto. Alexis 3. Jaden 2, Cyrus su, ma si è messi bene. Fammi vedere un attimo orario. Ok. Venerdì c'è roba. A venerdì c'è Accademia del Sud contro Accademia del Nord. È vero. Quale pacchetto è il Jericho, ti ricordi? Ok. Be back in the town. Sono tutti contenti di vedermi. Sono bene, bene. Misova ha perso un duello. Non parliamo di duelli con Bastion. Andiamo a prendere altri panini, tanto per cambiare. Olè. Sandwich Goya ottenuto. Ok. Vorrei quello con l'uovo d'oro. No, l'hamburger. Nessuno vuole la carne in sto gioco. Troppi panini. Ok, andiamo a spacciare i panini a tutti. Allora, iniziamo con Alexis. Dobbiamo dargli un po' di frutta. Ma lei in realtà la carne le piace, non particolarmente. Dimmi che ti piace il prosciutto, Alexis. C'è qualcuno normale in sta accademia? Dai, ok. Toh. Peccati i prosciutti. Te li do tutti perché non so a chi darli, sennò. Sandwich di bistecca. Ok. Sandwich di melone. Perfetto. Mi dai principale ora? È praticamente un beast down. Noi lo chiamiamo lo zoo calabrese. Pieno di gorilla e robe simili. Oh, sei tu. Mi tieni d'occhio, Gianni? Ho pensato molto ultimamente. Forse sono dotato di qualche strano potere. Un potere segreto che mi rende invisibile. Scusa, sto dicendo delle scemenze. Ragazzi, ma Bastion è tristissimo comunque. Non so se avete notato. Ma se Rotopia. Secondo me Bastion soffre di depressione. Beccati un po' di panini.
Gorilla, scimmie e ratti, esatto. Vai, io continuo a prendere dei gran panini qua, tanto... Cioè, il mazzo è buono, quindi... Sono erro a sovrano della magia. Sì, Jericho. Ok. Nel gioco sono altre buste, non si chiamano come le buste TCG. So anch'io, cioè l'espansione sì, però qua non ci sono le buste vere, cioè sono buste inventate, capito? Tipo mostre oscurità, mostre luce, così. Tag Survivor. Ah, ok, ho capito qual è. Ci sta allora. Oh, il sandwich al pomodoro gli piace, perfetto. Questo piace ad Alexis. Vediamo come si è messi a cuori. Sta parte qua capisco un po' noiosa perché sono meno sfide, però... È un po' un roller coaster di emozioni questo gioco. Alexis quasi 4, lui... Ok, bisogna ancora rimpilzarlo di roba. Benissimo. Fai bene, Amaterasu. Allora... Sottaceti, tieni. E poi pomodoro. Lo adora, benissimo. E poi beccati spaghettini soba. Ripieni mille erbette, c'è l'erba, gli piace. Ok. Per lo scopo di smerciare panini, aumentare l'amicizia con i personaggi. È il modo più veloce, diciamo, si struttura un po' così il gioco. All'inizio sfidi, 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 di far punti per prenderti le carte. Ora c'è un deck oggettivamente forte, ovviamente non è completo ma è forte, e quindi posso permettermi di spendere soldi per fare amicizia con i personaggi in modo tale da maxarli tutti e via. Cioè in realtà ne basterebbe uno solo, capito? Non serve che porti tutti i personaggi al massimo dei cuori e... Però è più per sbloccare le loro buste, capito? Ok. È più per sbloccare le buste. L'area preferita della mappa? Non lo so, non ci ho veramente mai pensato questo. Alexis vuole parlare di duelli, ok. Mi sovra di hobby. Abbiamo scoperto due cose nuove, molto bene. Ah, devo vedere che mazzo c'ha Alexis adesso, è vero. Importante. Allora. Ehi Gianni, c'è una carta strana nel mio deck. Credo sia una maga bianca Picero. Visto che non so a chi appartiene, penso mi atterrò per ora. Bastion, sei una di quelle persone. Omg. Non pensavo, non me l'aspettavo da te. È uno di quelli che... Gioca le bambine. Aia, ragazzi. Male, male, male. Ok, sfidiamola, che non so che mazzo abbia adesso. No, basta uno di quelli che si fa il deck con le bambine, con le ragazzine anime. Omg, non me l'aspettavo, Bastion. Io pensavo fossi un vero Chad. Vai, vai, schiantasi sul mio rattone. Allora, qui, anziché usare Gaia's Power, io provo a schiantarmi col ratto. Perché in questo modo attivo l'effetto, ne evoco un altro. E faccio più danni. 1400 diretti. Buonasera, signor Fieric. Come va? Vabbè, mi sarei schiantato uguale in realtà, ora che ci penso. Perché era terra anche quell'altro, quindi aumentava anche il suo attacco. Vabbè, sti cazzi. Poco male. Grazie, Cypher. Grazie mille del sub. Certo che ci sarò, bro. Grazie mille. Ok. Sdong. Sdong.
ritorno forzato, ma tu non mi forzi proprio niente. Vaffanculo. Comunque non mi sembra tanto diverso il suo mazzo per ora. Vabbè, noi combattiamo con il Calabrian deck, l'Orangotango, il ratto e il muratore. Guarda qua. Boom, minchia quanti danni che abbiamo fatto. Se si è attivato Gas Power dall'inizio avrei vinto. Ah beh, GG. Preciso. No, sto deck è veramente forte. Terra grandi è l'attributo più, come si dice, più aggressivo. Mazzo terra veramente veramente forte. Ok. Fa cacare il tuo mazzo, Alexis. Grande. Andiamo a comprare qualche panino. Vai, vai. Attenzione. Boom, sparisci. Panino, 50 di più 1. Vediamo un po'. Odio bonus di panini al cioccolato qua. Cioè, tutta... Devo trovare un panino per dare a Bastion. Ok. L'insalata mi piace. Pomodoro, perfetto. L'ho timato bene. Io faccio la cacca 3 volte al giorno, Saro Conte. I panini, ragazzi, servono per fare amicizia con i personaggi. Tieni il panino al pomodoro. Ok, sarà abbastanza? Ci siamo? Dovremmo essere arrivati a 7 cuori, scopriamolo subito. Yes! Ce l'abbiamo. Abbiamo anche lui. Fine della giornata. Un duello! Ci sarà un duello tra la nostra accademia e l'Accademia del Nord. Andiamo a fare il tifo per la nostra accademia. Venite tutti al duello campo dopo le lezioni. Non lo so, Silvermat, guarda, è incredibile, però... Allora, non parliamo con Bastion, perché ha 7 cuori vuol dire che ci chiede di essere... ci chiede di essere suo compagno per il torneo e skippa la giornata. E noi questo non lo vogliamo. Piuttosto andiamo a parlare con Alexis. Piatene un bel hamburger! Le. Piatene un altro! Perfetto. Dicevo, c'è l'evento. Siete pronti a fare il tifo? Ci sarà l'evento Accademia Napoli contro Accademia Milano. Perché sfideremo il nostro rappresentante, cioè Jaden, sfiderà il rappresentante dell'Accademia del Nord. Spero siate pronti. Andiamo. Buongiorno, facciamo un test a sorpresa! Cosa non ho studiato? Strano. Su cosa è il test? Carte magie, fusioni? No, sulla pallavolo. È una maniaca. Ok. Lezione già finita. Ok. Andiamo tutti nei duelli. Non posso credere che il fannullone è il nostro rappresentante. Cosa sta borbottando, dottor Crowder? Andiamo, non posso aspettare di duellare, mi chiedo chi sia. Raga, chi sei il rappresentante del Nord? Omge. Sì, Raito, ti serve l'emulatore anche su telefono, se vuoi. Inizia il duello della scuola contro l'Accademia del Nord. Allora dai, forza, quando conosco il mio avversario, lo conoscerai. Proprio ora, fannullone. Oh! Chi è stato? È tornato! A te il signor Princeton! Rappresenti Accademia del Nord? Ho detto che è Princeton.
Ehi, Princeton. Dio santo. Che succede? Oh, i fratelli Chats. Slade, Jagger, perché siete qua? Perché se non per celebrare la tua grande vittoria? Tu vincerai, giusto, Chats? Ma c'è la maglia nera. Che è blu adesso? Non infamare il nome di Princeton, perché il duello della scuola sarà trasmesso in tutto il mondo! Beh, c'ha la maglia nera adesso, vabbè. Grrr. Non se ne parla, io in TV, la mia faccia è trasmessa in tutto il mondo, a colori! Se ognuno fa la sua parte, domineremo il mondo! Mamma mia, ragazzi. Per vincere una sfida tra accademie. Dottor Carver, presenti i duellanti, Con piacere, cancelliere Shepard. Del resto, questi sono due duellanti che conosco bene. Personalmente li adoro. Sì, allora iniziamo a creare il duello. Jaden Buki, vuol dire Jaden Yuki. Vai, Jay, ce la puoi fare. Evviva il tifo. E il suo avversario. Scendi dal palco, mi presento, buono a nulla. Scusa, come mi hai chiamato? Ho detto buono a nulla. I buoni a nulla hanno un dottorato per duellare. Tu minchia il dottorato per duellare, ragazzi. Ho studiato alla... Zitti! Ora è il turno di Chats Princeton. In realtà non ho bisogno di una presentazione. Dopotutto qui tutti sanno chi sono. Oh no! Guarda, Chats Princeton è cambiato. Quando ho lasciato questo posto ho lasciato il mio vecchio me stesso. Tipo le donne che a 30 anni si tagliano i capelli. Ecco la nuova me, ho i capelli corti adesso. State guardando un Chats nuovo e migliorato. E sono qui per... Chatsurarlo. Non ho capito il gioco di parole. Catturalo! Che casino. Potrebbe non essere facile. Eri così infuocato. Jaden è spaventato? Non sono affatto spaventato, è solo che devo farla vedere a Princeton. Sì, è impossessato dell'Accademia del Nord senza aiuto di nessuno. Ed è tornato per combattere, questo gli dà coraggio. Piatelo! Chats, è meglio che tu vinca. Non infamare il nome di Pre... Mamma mia, i fratelli che sono andati a studiare al Nord sono tornati. Tac, figa, adesso in fattura. Non mi farò battere a un fannullone. Sai che sono del Nord? I cugini del Nord? A te, signor... Ragazzi, fate... Parte la sfida. Il debole e il forte. Uomini deboli, destini deboli. Uomini forti, destini forti. Ok, ragazzi. Jaden contro Chats. Oh. Jaden inizia piano. Con calma, senza fretta. Stong. Posiziono un mostro. Posiziono una carta. Anche Chats ci va piano. Ok, ok. Attenzione, Wild Art. Non male. Doppio Wild Art, signori. Gli Ojama. Mamma mia, ragazzi. Come può vincere con ste carte, Chats? Come può vincere con ste carte? Questa è la domanda. Pesco! Ecco. La carta che ruba le partite. Snatch Steel. Rimette in difesa. Neanche si fa schiantare, vabbè. 1000 life points per Jaden. E con un ceppo di legno li prende tutti. Rinforza l'esercito. Arriva Climen. E si combatte con l'assettato. Un altro jam. Cosa? Mamma mia, ragazza, come si può giocare al deck Ojama? Scopro una carta coperta! Jaden non funziona, idiota! La I. In diretta mondiale ha visto che Jaden ha attivato cilindro magico su Wild Art che muna le trappole. Benissimo. Mamma, che carte, Chats, non esagerare. Ma Chats ha carte giocabili. Ma
poi la sua carta deve conoscerla. Orca miseria, il drago armato. Bonkers. Meno 2 per Jade, ma ok, I guess. Rinforza esercito. Vai, prendi un altro Spark. No, un altro Climen. Vai, ok. Urca, già dell'avarizia. Ma gioca prima quella che magari peschi un posto migliore. Vabbè. Orca miseria, qua arriva qualcosa di grosso. Sfera folle. Ma perché? Ma perché? Ma poi non ha nessun effetto, un 1.900-3.000, ma che... Mamma mia, ragazzi. Ma che sta facendo? Tra tutte le... Ma non è che Chaz gioca gli Ojama, ma... Ma come puoi evocare sfera folle o elementale, ragazzi? Ma che serve? Boh. Neanche nell'anima era così stupido. Defusione! Incredibile. Wow! Che mostri! Ragazzi, come può essere la sfida tra dei due migliori duellanti dell'Accademia? Delle due Accademie. Ecco qua. Aia, ha scattato già magia. Non c'ha più Ojama. Sono tutti al cimitero, non se li può aggiungere. Vabbè. Spada rivelatrice. Posso dire che era molto più emozionante quella contro Bastion. Ma almeno Chaz, quando aveva il deck XYZ, era più carino. Cioè, letteralmente fa schifo sto mazzo. Ma Blood Lagoon, guarda, c'è letteralmente una carta trappola continua che si chiama Poltiglia Rifletti Metalli. E letteralmente è una trappola che tu l'attivi, diventa un mostro con 3 di difesa. Punto. Hai usato una carta trappola che puoi attivare anche durante il turno avversario per evocare Sfera Folle e usare 3 carte. Polimerizzazione, avere i due mostri necessari. Cioè, proprio non ha assolutamente nessuna utilità. No, non è della... Non mi ricordo poi gli effetti metalli, ma non è di Duel Monsters. Sennò si giocherebbe in GOT, è forte. Ok. 2 ne ha messi. Porca miseria. Sakuretsu. Sdong. Con l'altro non attacca? Sono perso qualcosa. Porca miseria, grattacielo. Grattapalle! Niente, tifone. Tra un po' hanno a deck out questi, forse continuare così. Oh, sì. No, disturbo magico! Ha scattato un'altra già magia, ma non ha più Ojama nel mazzo. Recupera fusione! Non sei abbastanza veloce! Orca miseria, 3 Ojama, questo dà fastidio, eh? Blood Lagoon, ci può stare, però non è quella. Cioè, ne aveva... Ce ne sono diverse. Ragazzi, ma che schifo. Ma scusa, ma gigante del tuono. Non puoi evocarlo. Scartavi Blade Edge e gli spaccavi... Oh. No, ho skippato animazione. Non sapevo c'è questa animazione... vabbè. My bad. C'ha l'animazione di entrata. Mi dispiace, ragazzi. Un malato della fiamma, ero mentale. Mamma mia, ragazzi. La guerra dei perdenti. Cioè, immagina perdere contro di loro.
C'era l'animazione di Uomo Alato della Fiamma. Adesso non skippo più. È che sta durando un casino sto duello, perché non sta facendo niente. Pesco. Sfera folle in attacco. Ho giamma giallo. Ma che duello è, ragazzi? Mamma, che tragedia. Porca miseria, tempesta potente. Ok. Boom. Boom. Vai, faccio vedere per tutti. Boom. Minchia, lo ha nuclearizzato comunque. Non c'ha più nulla in campo. Ok. 5.000 life points a 4.600. Piazzo mostro coperto. Serve un bel top deck adesso. Ribaltone di Chaz. Attenzione, ribaltone. Altro Kamakiri volante. Ok. Questo fa male. Questo fa male, ragazzi. Questo fa male. E mo ne arriva un altro. E mo ne arriva un altro. Boom. Altri 1.400 per Jaden. Eh sì. Ribaltone perché ha finito gli Ojama da giocare. Beh, quello. Orca miseria che top deck, ragazze. Orca miseria che top deck che ha fatto Jaden. Faccio come normale caramello a un bambino. Il mio turno. Pesco. Aia. Aia. Eh sì. Il cuore delle carte. C'è rimasto male, Chaz. Altro recruiter. Un dragonato livello 3 coperto. Uno scoperto invece. Ok, Jaden. Non male. Ok. Stanno andando deck out, ragazzi. Paddix. È una carta che ti ribalta la partita. Ok. Chaz mischia, Chaz mischia. Attenzione. Ribaltone Jaden. Frattura dei Jacky. Meno male che lo ha coperto, così Wild Art è senza effetto. Questi sono scriptati. Sì, non so se sono sempre uguali, perché non me lo ricordo così lungo questo. Forse ce ne sono diverse varianti. Credo. Boom. Come se mi facesse male. Minchia, Jaden, 7 carte nel mazzo. Se Chaz avessi tenuti 2 scoperti. Buco nero. End phase. Chaz non c'ha più niente, ragazzi. Jaden lo punisce. Entra Wild Art. 1.500 diretti. Mamma mia, ragazzi, quanto lungo. Ma Chaz non sta giocando niente. Chaz ha intato. Jaden, ma usa sepoltura che è chiuso. Una carta coperta. Non servirà a nulla. Chaz, hai perso. Sei un idiota. Mamma mia. Tributa ste carte per Blade Edge, che se c'è Sakuretsu l'ha settata, ha perso. Niente. GG. Mamma mia, che duello, ragazzi. Che schifo. Che schifo, ragazzi. Ha fatto Bastion a perdere da Jaden. Sei stato fortunato. Non fare lo spavaldo. Mamma mia. Che duello mondiale. Arg. Chaz perdente, cane, ha infamato te stesso. Ha infamato il nome dei Princeton. Dammi un'altra possibilità. Un'altra possibilità. Hai idea di quanto ci abbiamo speso?
Non meriti di essere un Princeton, mi dispiace. Ehi, lascialo solo. Penso sia tradotto un po' male. Certo, Princeton ha perso. Perché voi boia gli eravate col fiato sul collo. Boia, stai attento come parli, avremmo potuto annientarti. Questo non è il modo di trattare la famiglia. Abbiamo fatto tutte le nostre medie durante il duello. Tutte e due, cioè, pensa al loro peggio. Non mi interessa quanto vi siete impegnati, discorso da perdenti. L'unica cosa che mi interessa è il risultato. È vero, il risultato è molto importante. Non mi piace il suo atteggiamento. Perché difendere Chaz in ogni modo? Non è nessuno ora. E la cosa peggiore è che ha perso. Sbagliato, ha vinto un combattimento. Il combattimento contro voi due. Caso. Lo dice tanto per dire, Jaden. Princeton, vogliamo dire, andiamo, nessuno ci crede. Chaz, per favore, andate via. Non ho tempo per le tue schifezze, Chaz. Andiamo, Jagger. Spero che questo se ne arrivederci. Non dimenticare di scrivere, Princeton. Jaden, non tornerò all'Accademia nel Nord. Io appartengo all'Accademia del Duello. È la mia casa. Se il cancelliere Shepard mi riprende con sé... Princeton, come posso dire di no? C'è un'unica cosa, Chaz. Ti sei ritirato dalla scuola, perciò tecnicamente sei uno studente nuovo. Che cosa? Devi ricominciare dal basso, lo Slifer rosso. Rip, ragazzi. Spero che ti piacciono i ratti. Nel dormitorio ce ne sono a tonnellate. Anche il mio mazzo. Ho cambiato idea, voglio tornare all'Accademia del Nord. E niente. Ciao, Kukos. L'accoglienza Slifer. Non voglio. È il momento di... acchiapparlo, oh Jesus. Ma sono quelli di prima. Piatelo! La mia nuova famiglia ha già delle disfunzioni. Benissimo. E gioca Yu-Gi-Oh! Jigs Tag Force. Va bene, un bel bordello, devo dire. Niente, lunghissimo. Una partita lunghissima ce l'abbiamo fatta, però. Siamo riusciti a uscirne. E adesso, ragazzi... Ciao, Silvermat. E adesso vi faccio vedere una cosa. Usavano campione non catturatelo, sì. Ecco, c'è Chaz! Aspetta che c'è il gatto. La schiena. C'è Chaz con noi. Perché la prima cosa che mi tocca vedere la mattina è la tua faccia? Che risveglio terribile. Ora ci potete parlare. Ora potete parlare con Chaz, ragazzi. Avete visto? È di fianco a noi. È di fianco a noi. Ho capito, Dubby Place. Cioè, e tutta la sua stanza è un letto. Ciao, Gianni. Sono stato sveglio a pensare tutta la notte. Vuoi essere mio compagno al Tag Force? Beh, perché so che tu non farai finta che non esisto e non ridere, conto su di te. Poverino, ma è semplicemente un po' depresso lui. No, non ci voglio andare al Tag Duel con te. Ciao, me sparisci. Attenzione. Alexis, ti va di duellare. Voglio vedere se il mio deck sta prendendo forma. Guarda, te lo dico già, no. Duello alle 6:30 in spiaggia, ragazzi. Alexis vuole prendere un po' di salsiccia addosso. Va benissimo. Perfetto. E ora ci sono due chat. C'è la versione Obelisk Blu e Slifer Red. Ora possiamo fare amicizia con lui. Finalmente. Piacciono i cibi raffinati, ma non sopporta la verdura. Pareva. Ok. Affanculo, Cyrus. Quindi adesso... Oh. Gola stavolta. Let's go! Ottimo. Un panino legato e serve che... Davvero? No, Giuseppe, 100% è impossibile. Too much. Guardalo! Cute Chaz. Non sapevo di dare il... Questa cosa del panino non lo sapevo.
Qualsiasi spagnolo va bene, ci proverò. Ah sì, ieri mi sono imbattuto. Ma come imbattuto? Vabbè, in un tizio. È un ragazzo slifer. Era bassino, mi ha chiesto: allora come vanno le cose tra te e Zane? So tutto dei vostri incontri segreti. Al faro, vero? La leggenda dice che se una ragazza confessa l'amore lì, il ragazzo si innamora di lui. Di lei. Hai detto niente, comunque cosa intende con la leggenda del faro? Me l'ho quasi dato, ha perso la sua bandana. Gliela potresti dare a parte mia? Hai ricevuto una bandana. Grazie. Abbiamo una bandana, ragazzi. Ovviamente sono oggetti canonici. Fermacapelli, chi cazzo me l'ha dato? Boh, vabbè. Sono tutti oggetti canonici per sbloccare un personaggio. Chi ha visto l'anime già lo sa. Perfetto. Allora, a sto punto, visto che c'ho il gatto... Vabbè, con loro ci ho già parlato. Ma non so se Chaz... Io non mi ricordo gli orari di Chaz. Vediamo un po'. Se cambia punto. Ah sì, lui va al cancello principale, è vero. Qua sono un sacco di persone. Lei è Disa. Ok. Cura. Sono tutte persone con cui non ho mai... È una carta impatto nel deck, sì. Cosa mi deludi? Che vuol dire? Vabbè. No, le traduzioni sono fatte male, purtroppo, ragazzi. Gianni, c'è un posto libero nell'angolo. Se ti dici non darai intralci. Come sei gentile, Chaz, grazie. Storia del gioco arriva fino a Kagemaru. Cyrus, cosa devi avere in un duello? Lo so, rispetto per il tuo avversario. Sbagliato, devi avere le carte. Che ridere il professor Banner, che ridere. È simpaticissimo, è simpaticissimo. Va bene, allora. Parliamo un po' con tutti ora che abbiamo il gatto appresso. No, non voglio parlare con Cham, l'ho sbagliato. Oddio, non è che adesso... Aspetta, mi ha disattivato... ora mi ha disattivato le buste di Zane perché Cham li ha superato di poco Zane. E allora adesso parliamo con Zane per rimettere le cose in pari. Cioè, non che le voglia più Cyber Draghi, però... No, non giocherò al Duel 3. Gioco questo giusto perché, boh, è carina la storia. Mi piace un po' il tutto. C'è il gruppo dei loschi. Chaz va all'obelisk. Mi stai accusando di spiare? Stai cercando di insultarmi? Dai, c'ho il gattino con me. Non fare così. Contro la poltiglia non usavo odio Nishtar, lui aveva maledizione da poi, da poltiglia usava 30 Marik in episodio 140 contro Obelisco. E dovrei vedere in che espansione esce, che io non mi ricordo. Ok, pareggiamo l'amicizia. Vediamo un po' se è cambiato il negozio. Ok. Ah, lo faccio anche con Bastion, così ho anche le carte di Bastion. Logix. Li metto tutti a pari amicizia, così ho attive le buste di tutti. Ok. 2008, e allora boh, forse differisce con la... Non lo so, vabbè. Io non mi ricordo a che ora devo vedermi con Alexis, fammi vedere un attimo. Ok. Adesso è quindi tra un'ora. Tic. C'è un po' di avanti e indietro. Tiri, 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 tiri. Tiri, 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 tiri. Ok, ragazzi, si duella con Alexis. Deve provare il suo mazzo. Presto gli darò con un mucchio di regole nuove. Lasciami indovinare. 12.000 life points e un minuto di timer. No! 4.000 life points e 3 minuti di timer. Vai, cambiato, ok. 4.000 life points come nell'anime. Ci sarò in BCS, Ciro. Sì, sì, ci sarò. Spero che sia un po' più bilanciata dell'ultima. Stella dello schermo. Oh mio Dio.
Guarda già come parte bene il mio mazzo con Uga Buga, lo zoo calabrese. Porca miseria, che palle. Ok. Ah, mannaccia. Non che mi faccia impazzire, vorrei togliere la Lady, ma non posso. Ah, se picco la Lady, io qua rischio di perdere. Ah, beh, devo, perché ho evocato il gorilla, quindi sono obbligato ad attaccarla. E vabbè. Devo evocare l'altro. Niente, vi... Oh, ok, no. È andata bene. Ce la posso ancora fare. Perché con così pochi life points... Ok. Va bene. Quella carta settata mi fa paura. Io quasi quasi tempesto. Perché se mi becco una Sakuretsu, io ho perso. Cioè, ho perso il turno dopo. Oddio, di fatto non ho proprio perso, invece, con la Sakuretsu, perché ho Sepulturbo, boh, però è rischioso. Me la rischio. Vediamo un po' se c'è una Sakuretsu lì. Non c'è, molto bene. Ok. Ok, Bobby. Ascia da guerra infuriata. Facciamo un danno perforante, mimia che pizza! Adril, ti serve l'emulatore? Sì, PPSSPP ti serve. No, ho perso! Penso di dovermi inventare delle nuove mosse. Ma grazie, mi hai dato questa nuova opportunità. Grazie, mi hai aiutato... prego, prego. Prego, prego. Ah. Il sito che scarica il gioco, il primo che trovi. Basta che sia affidabile, ma in generale cool ROMs e quei siti lì, cioè... Ce ne sono, ce ne sono. Allora. Andiamo all'ora di cena, che sono tutti qua dentro. Eh sì, povero professore. Vedi, ecco l'effetto della droga. No, Chamley, non voglio parlare con te, ho sbagliato. No, con Cyrus. Con Jaden e con Chaz. Guarda come hanno fatto amicizia. Ne ho abbastanza di questo cibo terribile. Mangio tu, Gianni. Ti do tutto. Grazie, come sei gentile. Dovremmo iniziare a dargli un po' di panini anche a lui. C'ha gli spaghetti fritti, gli piaceranno. Oh, ma sti cazzi, adesso concentriamoci su Alexis che c'ha rinforzi dell'esercito. Ciao, gran carta. Sempre belle le tue live. Grazie, Dark. Cibi raffinati. Vai a capire che cazzo è. Va bene. Termina la giornata. Tipo caviale. Dovremmo duellare di nuovo, guarda. Tutte le volte che vuoi, non ti preoccupare. Sta sempre tutto un cazzato. Bene bene, la prima cosa che fai la mattina è venire a trovarmi. Una buona abitudine, Gianni. Vedi, prima già mi odiava, invece adesso no. Ora non più. L'uovo ultrarare, dici l'uovo quello con l'uovo d'oro, certo. Ok. Sì, scelgo io con chi fare il torneo. Delle persone con cui vente posso fare il torneo. Quindi quelle con cui ho abbastanza amicizia. Per adesso sono Zayn, Chamley e Bastion. Ok, andiamo da Alexis. Bella giornata, vero? Duelli incredibili. Abbiamo trovato quello di cui parlare con lei. Tieni un sandwich di cioccolato. Mi piace un sacco, grazie, prego. Tieni un altro. C'è qualcos'altro che può piacere? È quello d'uva. Perfetto. Abbiamo fatto un altro cuore con lei. Vediamo di prendere un altro po' di panini. 27 giugno, fammi vedere l'orario qua. Ok. Poi si va ad agosto e poi abbiamo finito. Cioè, allora, in realtà, volendo, potremmo anche iniziare a skippare le giornate, ragazzi. È giusto per fare un po' di completismo. Oh, aspetta.
Ah, quello dopo, beccato. Ok, mandarino. Più che altro perché facendo amicizia con tutti ho la scelta... Ho la scelta che voglio al torneo GX. Ok. È un po' di ludopatia prendere i panini, sì. Fatto sì. Bastion non so che buste abbia, sinceramente, di interessanti. Andiamo a controllare. Anche perché una volta iniziato il torneo sono duelli a spam. Allora, Alexis dovrebbe essere a 5 cuori, in teoria. Sì, 5 cuori, ok. Fammi vedere che carte hanno questi qua. Allora. Allora, quelle di Alexis. Ah, vediamo quelle di Bastion che l'ho sbloccate. Quelle di Bastion c'è... Hydrogeddon, Valkyrion, Alpha Beta Gamma. Oh, fa tutto schifo. Sì. Fa tutto cacare, ragazzi. Fa tutto cacare. I boosti di Bastion fanno schifo. Quelle di Alexis sono fortissime. C'è la DD Warrior Lady, c'è il DD Assailant e c'è anche i rinforzi dell'esercito. Quindi ci vogliono quelli di Alexis, assolutamente. Noi skippiamo, facciamo amicizia con lei intanto. Continuiamo a bombardare di panini. Vediamo invece Chaz, perché se Chaz ha la merda, chi se ne frega. Vi faccio vedere anche a voi, va così. Il sito è Yu-Gi-Oh! Fandom. Vedete, sì, lei c'ha delle robe fortissime. Rinforzi esercito e sta roba qua. Cyberblader fa schifo, questi due sono fortissimi. E vediamo quelle di Jaden, c'è... Gli elementali... Furibola, ok, Jaden pure fa schifo, inutile che ci facciamo amicizia. Non c'è nulla di interessante. Forse... Wildheart, ma... Non lo metteremo... Cioè, Wildheart è buono perché terra... Lo puoi reclutare di ratto gigante, dei moon e le trappole. Quindi in realtà Wildheart è buono, però... Chi se ne frega, ecco. Quelle di Chaz, invece, vediamo cosa c'ha. Never Give Up si chiama. Cazzo, c'ha Dimension Fusion. E ritorno... Ok, Chaz pure è fortissimo. Ritorno da Different Dimension è veramente forte col mio mazzo, perché bandisco un sacco di carte dal cimitero. Chaz ci sta a farselo amico. E poi c'ho già Matrio. Sì, c'ha carte fortissime, Chaz. Dobbiamo farci amico Chaz. Testa! Molto bene! Oh, guarda che inizia ad amarci. Ho del cibo raffinato con me? O appiccanti di pesce sono raffinate, secondo voi? Boh. Ok, dai. Ah, e poi a sto punto finisco a guardare Cyrus... Di forte c'ha sicuramente Decoici, che però non serve a nulla nel nostro mazzo. C'ha rimozione di limite, che non serve a nulla nel nostro mazzo. C'ha un sacco di cose fortissime per... Cioè, Decoici è pure common. C'ha un sacco di carte fortissime per le macchine, però a noi non interessano. Ma il divano sulla porta, sì, non vuole che la gente entri. Gianni, ero leggermente assorto. Mamma mia, sta cosa che non c'è il femminile. Non è niente. Stavo pensando al mio fratellone. Lui è andato a questa accademia. Era tanto gentile, mi dava sempre un senso come duellare. Ma un giorno sparì dall'accademia. E così mi sono iscritto qui per trovarlo. Tutti dei trambi. Ma finora non ho avuto molta fortuna. Aspetta, che a me sto dicendo? Dimmi che ciò che ho detto. Perché? Ah, beh. Dai, ti regalo un mandarino, tieni. Poi anche al marmellata. Oh, questo si chiama insalatina sopraffina. Secondo voi gli piace a Chaz? Cioè, non gli piacciono le verdure, però ho detto i cibi raffinati. Questo sembra un nome di un cibo raffinato, no? Sfidiamola.
Lod, in realtà Hydrogeddon sì, perché spacchi un mostro avversario e ne evochi un altro, quindi comunque ti pusha, c'è un'evocazione gratis, ti fa più uno, quindi in realtà Hydrogeddon sì, Oxygeddon assolutamente no e neanche Drago Acquatico. Proviamo, proviamo, poi glieli do. Ok. Set, set, set. Passo. Ok. Picchia pure tesoro, picchia pure. Uga Buga! Uga, Uga Buga, eccolo! È lui! È lui, il Capitan Calabria. Let's go. Sdong. Fograma, non so neanche se c'è nei panini il Fograma. Addios. Addio, povero gorillone. Porca miseria, è diventata fortissima questa. Vai, vai, picchiamelo pure. Attivo ratto gigante ed evochiamo un ratto gigante. Vai, mettiamo assenza di gravità così li mettiamo in difesa. E mettere in difesa mi serve perché adesso posso penetrare e soprattutto ucciderli. Allora. Attacco. Boom, danno perforante del ratto e danno perforante di... Vabbè. Allora, stessa Kuretsu qua però... No, il lock no, però. Aspetta. Fammi pensare. Perché... Ho ancora un altro ratto. Adesso... No, va bene, non attivo, non attivo. Qua mi picchiano un ratto. Attivo l'effetto del ratto. Evoco l'altro ratto. Mi viene picchiato. Attivo l'effetto del ratto. Ed evoco... Forza esiliata. Easy. Ottimo. Forza esiliata. Sì. Attivo questo. Re delle bestie, che cosa si dice? Quando mi attacco può evocare senza tributi con... Ah, ho capito qual è. No, non c'è qui. Sa che è uscito poco dopo. Ho capito qual è. Si giocava con skill drain, così toglievi l'effetto e boom, diventava un... tornava ad essere un 3000. Porca miseria, no, 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 no. Via. Ok. Setti, eh? E io penetro. Tu setti e io penetro. Questo in tanti danni. Tempesta, ok. Ho già capito, non setterò il mio richiamo del posseduto. Ok. Va bene. Sdong. La penetriamo, Alex. La penetriamo. Va bene, Giuseppe. Se vuoi fare copia e incolla, tanto. Non mi dà fastidio. Richiamo del posseduto. Prendiamo il gorillone e iniziamo a menare, vai! Usciamo un po' di danni. Ciao, Not Petty! Ok. Il Green Baboon è arrivato! Minchia, quanti mostri abbiamo distrutto, ragazzi, in sto game. Ah, ok, lo vedo il Link. Ah, carrot sandwich go, sandwich, sandwich plain, sandwich... Ok, grazie mille, Giuseppe. Minchia, comunque è dettagliatissima sta roba qua, sono contento. E allora prendiamo un po' di panini, tanto per cambiare. Voglio un panino, Dorothy, sì. Dammi il panino.
Ok. Hai detto, essendo istomato, ce l'abbiamo, è questo qua. Oh, io do un po' di panina a caso, poi vediamo. Ok. Ah, tanto devo affogarli nel cibo questi qua. Tomato, quelli tomato. Ah, non! Ah, ok. Lol. Fatto l'opposto, vabbè. Alexis, tieni un po' di panini che non posso da quell'altro, va. Ok. Ok, quindi... Care sandwich, sandwich le... Ok. Tieni un bel salmone. Ok. Bella, Zach, benvenuto allora, benvenuto. Vediamo quando Chaz si sposta. Ecco qua, si è spostato. Chaz, ora di essere riempito di panini, vieni qua. Ok. Vediamo un po' se l'insalatina sopraffina funziona. Ok. Bene, bene. It works. Siamo in classe. Vai, skippiamo. Ormai... Buongiorno studenti. Ah, ok, che è quello sulla pelata. Ormai le abbiamo viste tutte, praticamente, le scenette. Tutte le gag. Ok. Perfetto. Ciao, Giuseppe. E andiamo con Chaz. Le papere! Ok. Direi che abbiamo parlato abbastanza. Vediamo come sono messi i cuori. Siamo quasi a luglio, manca l'ultimo mese. 34 giorni. Ciao, Albero. Alexis, quasi pieno. Proprio manca un angolino per riempirsi il cuore. Vedete, un pezzettino d'ombra. Chaz, siamo lontani anni luce, ma è solo l'inizio questo. Ok. Ciao, Riccio. Ma il foie gras non sapevo ci fosse... Non so neanche che icona abbia, sinceramente. Ok. Ciao, Fufi. Ok, andiamo a parlarci adesso. Quando sei al gatto bisogna approfittarne per parlare a spam, perché ottieni sempre il massimo di amicizia possibile. E quindi niente male. Ora. Andiamo qui. Che Alexis va al porto. Alexis, che carte utile ha? Allora c'ha DD Warrior Lady. Il mostro guerriero più forte che c'è praticamente. C'ha DD Warrior Lady, DD Assailant, straforte, e Rinforza Esercito, che vabbè, la carta per cercare i mostri guerriero, quindi fortissima anche quella. C'ha tre carte molto forti. DD Assailant ottimo perché è un 1700 guerriero, terra, importantissimo. Che come viene distrutto in battaglia, si bandisce insieme al mostro che l'ha distrutto, quindi ottimo. Ottima carta proprio. Ok, mi sa che Alexis è cotta a puntino. No, sei... No, ne manca un cuore ancora. Ok. Oh, ma sto gatto è sempre qua, ragazzi. Vabbè. Niente. Diamo un po' di panini a caso. E Zach, non penso a una banlist che c'è stata in TCG, perché in genere le banlist dei videogiochi...
sono tipo delle miste OCG, capito? Cioè sono delle ban list un po' a caso, diciamo. Cioè sono delle ban list a sé, un po' come Master Duel, no? Comunque sì, l'epoca è quella del 2006. Poi toccherà fare una sessione di farming qua. Stoccafisso. Chissà se piace ad Alexis lo stoccafisso. Oh, vabbè. Io metto un po' di roba a cazzo. Le do un po' di roba a cazzo di cane e via. Sì, c'è la Pot of Greed, per farvi capire che in realtà è stata bandita subito nel dopo il God Format, capito? Quindi ha messo la Pot of Greed nel TCG, non c'era nel 2006 la Pot of Greed giocabile. Ok. Ti. È il mio preferito, grazie. Prego, prego. Ti. Vai, beccati sto stoccafisso. Porca miseria, lo stoccafisso, ragazzi. Trafo, ma magari mi pagherebbero un sacco. Purtroppo no. Pot è stata bannata subito dopo il God Format. Quindi è stata bannata a settembre 2005. Il God Format è agosto 2005, il retro format più giocato di tutti. Ok, Alexis poco ci manca, Chaz siamo ancora in alto mare, ma poi è un attimo. E gli altri sti cazzi? Cioè, Jaden, Cyrus, chi se ne frega. Che poi Bastion, ci ho fatto amicizia, ma in realtà fa, cioè, le sue carte fanno schifo, non c'è nulla che mi interessi. E vabbè. Va bene così. Va bene così. Fai vedere un po'. Siamo al 30 giugno. Manca tutto luglio, ragazzi. Poi abbiamo fatto. Che poi, una volta che faccio amicizia con Alexis e con Chaz, basta, cioè, si skippa fino al giorno del torneo. Ok. Benissimo, manca davvero poco, ragazzi. Ormai ci siamo. Io ipotizzo un'altra live, ci facciamo amici entrambi, con un po' di farming, un po' di spam di panini, e poi andiamo al torneo diretti. Dai. Salva. Ok. È ora delle salutazioni, ragazzi. Vi do appuntamento domani. Come ho già detto, prossimamente... E prossimamente andremo... Aspetta. Prossimamente andremo... Ricominceremo a fare live di sera. Faccio un raid all'Apo. Oggi che mi ricordo. Prossimamente ricominceremo a fare live di sera. Non so di quando. Forse questa nuova settimana. Io vi saluto. Grazie a tutti per essere rimasti in live. E niente. Bel raid al signor Terronas. Andate a salutare Terronas. Ciao belli. Buon appetito a tutti. E grazie a Dark84, non sono stato ringraziato. Grazie al sub comunque, carissimo. Ogni tanto mi dimentico.